Venezia è una città del nord dell'Italia conosciuta in tutto il mondo per i suoi numerosi canali. Oltre a quello, Venezia conta con arte di prima classe, il suo cibo, il vino e la sua cultura. Dovuto che fu il centro di molti dei conflitti dell'Italia, Venezia offre posti storici che ci mostrano un passato ricco e vario. È considerata spesso come una delle città più belle della Terra, per il suo paesaggio romantico che la trasforma in un posto di passatempo per gli amanti. Venezia è una peculiare città che è conformata per piccole isole attraversate per canali. Quello non fu un impedimento per costruire impressionanti ed imponenti edificazioni e palazzi che ora sono parte del patrimonio della città. Alcuni dei palazzi più famosi di Venezia sono Palazzo Ducale, uno dei palazzi più importanti e famosi di Venezia, ubicato nella piazza di San Marco. Questo palazzo fu e continua ad essere un chiaro esempio della gloria e del potere che raggiunse la città durante il secolo XI. Di enormi dimensioni, il palazzo sembra un cubo di marmo. È interessante visitarlo durante differenti momenti del giorno, perché all'imbrunire il palazzo diventa un po' rosato, riflettendo intensi colori. Carrazzonico. Questo palazzo fu costruito per Baldassare Longhena nel secolo XVII ed anni dopo fu acquisito per la famiglia Razzoni. Nell'anno 1888 l'acquisì il poeta inglese Robert Browne, che morì un anno dopo nel palazzo, e oggi un museo dove possono ammirarsi alcuni freschi incredibili. Palazzo Contarini del Bovolo. Non sarebbe famoso se non fosse per la magnifica scala esterna di lumaca. Il suo stato di conservazione generale lascia molto a desiderare, ma questa piccola scala di simmetriche proporzioni è davvero molto pittoresca.